Salve a tutti, sono Mirella Santamato e oggi ho il piacere e l'onore di presentarvi un personaggio straordinario, una persona che ha scritto tanti libri, ma non solo, è un giornalista, è un viaggiatore, è una persona che ha avuto una vita e ha ancora una vita estremamente interessante e piena di sorprese. Quindi oggi, la sorpresa di oggi è l'incontro con Guido Guidi Guerrera, che io ringrazio per essere qua con noi e lo Grazie. invito, benvenuto, in questo spazio e grazie per esserci perché sei un personaggio fantastico. Troppo buona, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io volevo parlare con te non solo dei tuoi libri, ma anche proprio di te come persona, come giornalista e come ricercatore, perché quello che tu hai fatto e continui a fare è davvero estremamente interessante. Tra l'altro mi trovo anche molto affine ai tuoi studi, perché anch'io ho studiato parecchio le stesse cose, diciamo. Oggi in particolare vogliamo ricordare una persona eccezionale, che è stata con noi fino a poco tempo fa, molto famosa, ed è un grandissimo cantante, ma non solo, perché è un essere speciale, come diceva lui, no? È una definizione che secondo me va molto bene con Franco Battiato. Io so che tu l'hai conosciuto e anzi hai fatto molti lavori con lui, molte interviste, da cui sono nati dei libri. Ci vuoi parlare un pochino di questi libri? Allora, le interviste sono una cosa e poi i libri veramente un'altra. Tu hai fatto accenno a un percorso spirituale che ci accomuna. Questo tipo di ricerca è stato il motivo principale dello svilupparsi dell'amicizia fra me e Franco Battiato. Anzi, ti dirò che la prima volta, a proposito di interviste, la prima volta che ci siamo incontrati nel 91 al Teatro Verdi di Firenze, lui faceva il suo concerto presentando con Cammello in una grondaia e l'altro album che si intitola Fisionomica. Io già collaboravo da tempo con La Nazione, ma anche con un giornale con una rivista mensile intitolata Il Giornale dei Misteri, che era molto autorevole per quanto riguarda le indagini del, diciamo, paranormale in genere. Allora, lui volle che lo intervistassi proprio a proposito sulle pagine della rivista Il Giornale dei Misteri e a proposito di determinati argomenti che abbiamo riscontrato essere veramente una liaison comune. Quindi, in questo modo è nata la mia amicizia con Franco Battiato, proprio sul riconoscersi in quanto esploratori, diciamo, dell'ignoto a 360 gradi, senza nessun tipo di esclusione. Da lì gli ho chiesto anche se fosse d'accordo di produrre insieme un libro, e così è stato. Abbiamo cominciato in questo modo e adesso io ne ho scritti quattro e in arrivo un altro che si intitola Tornerò ancora ed è un romanzo, quindi costruito in maniera completamente diversa. Io ho cominciato con il primo che si intitolava Franco Battiato, un suo e la sua musica, è stato edito all'inizio da Shakespeare and Company, perché l'editore aveva preso i diritti direttamente dalla famosa casa editrice francese, nonché libreria che ancora esiste a Parigi. Franco è stato molto contento anche perché all'interno di questo libro ci sono tantissime riproduzioni dei suoi più celebri quadri. Allora non c'era il digitale, arrivò a Milo un fotografo
molto bravo, molto autorevole, con la sua Hasselblad e veramente fece un lavoro stupendo di cui Franco era molto fiero. Poi quella casa editrice chiuse e arrivò il momento di Enatarr Link. Allora, Enatarr Link è un vero e proprio compendio di notizie e nello stesso tempo di testimonianze proprio dirette da parte di Franco Battiato. Noi ci sentivamo praticamente ogni giorno e è stato molto veramente bello. Anzi, posso aggiungere questo aneddoto che racconto spesso. Una volta sono stato un giorno senza chiamarlo e lui mi ha ripreso, mi ha rimproverato dicendo: guarda, una cosa è quando mi fai un articolo, un'intervista che dura appunto un giorno, perché poi i giornali servono ad altro, servono ad avvolgere il pesce, mentre il libro è una cosa completamente diversa. Insomma, poi siamo andati avanti finché poi Franco si è ammalato e alla fine ci ha lasciati. L'ultimo libro si intitola Battiato, l'uomo dell'isola dei giardini. È un libro che io ho scritto con molta fatica perché lui non c'era più e gliel'ho dedicato con tutto me stesso, ma all'inizio era molto difficile. È stato molto difficile per me organizzare le idee e pensare di scrivere ancora una volta sull'amico che questa volta non c'era più, che non mi riprendeva più e che non chiacchierava in maniera così profonda e leggera nello stesso tempo, perché Battiato era un compendio di profondità e di leggerezza. E da questo equilibrio nasceva l'incanto della sua musica, dei suoi testi. Ed è un incanto che ci accompagna ancora oggi. Franco non smette con la sua presenza spirituale di raccontarci una storia che va al di là del tempo e dello spazio, perché appartiene alle dimensioni più alte, a quelle divine. Questo, secondo me. Sì, credo che tu abbia perfettamente ragione. Tra l'altro, il libro dei misteri, il giornale dei misteri, ho collaborato anch'io molte volte, ho fatto tanti articoli per quel giornale, quindi sono contenta di conoscerti adesso di persona. Io l'ho fatto quando c'era il grande Giulio Brunner, che Sì, era sì. il direttore storico del Giornale dei Misteri. Poi il Giornale dei Misteri ha cambiato in qualche modo volto, ma il vecchio Giornale dei Misteri era prestigiosissimo e molto autorevole. Ricordo. Sì, anch'io l'ho fatto nei tempi d'oro, ho fatto degli articoli nei tempi d'oro di quel giornale Io ci ho meraviglioso. collaborato per 20 anni. Ed è stato per me un grande onore, anche perché quando ho letto uno dei primi numeri in assoluto del Giornale dei Misteri, abitavo in Sicilia, nella mia Messina, e fantasticavo su questo mondo, sugli stessi autori. A un certo punto, ragazzo com'ero, dubitavo che fossero delle presenze reali. Ecco, mi ero fatto così un'idea tutta astratta e legata proprio a quell'aura di magia che era impressa nel Giornale dei Misteri. Però, ecco, non dimentichiamoci che grandi pensatori e intellettuali italiani come Emilio Servadio, che è stato il padre della psicanalisi italiana, collaboravano al Giornale dei Misteri, ma anche Inardi, Conti, insomma, ci sono dei nomi autorevolissimi che potrei elencare, Sì. e a quell'epoca ho avuto l'onore poi alla fine di appartenere a questa schiera di grandi personaggi, io piccolo e loro Il immenso. sesto fra cotanto senno.
Io fui sesto fra cotanto senno. Dunque, del mistero ti sei occupato sotto molte forme. Ho visto, hai scritto anche tanti libri di magia. Io ho Volevo cominciato chiederti. a scrivere libri proprio, come dire, raccontando in qualche modo, con l'urgenza anche di testimoniare quella che era la mia evoluzione, no? E ho scritto questi quattro libri per le edizioni mediterranee con la Hermes e così ho cominciato a scrivere. Poi, fa parte anche del mio carattere, abbastanza irrequieto, che era in qualche modo lo stesso, nel caso di Franco Battiato. Ho voluto esplorare altre lande, altre regioni dell'intelletto, anche per non appiccicarmi addosso una etichetta. Ecco, a me le etichette non piacciono, non piacevano neanche a lui, tant'è vero che a un certo punto ha deciso di collaborare con Manlio Sgalambro proprio per dare una sterzata rispetto a quella, come dire, impressione da profeta che ormai era un modello, secondo lui, che non gli calzava più. E così ha percorso la strada della filosofia e di un altro tipo di approccio, pur evidentemente non tradendo quelle che erano le istanze spirituali, tant'è vero che l'ultimo album ne è assoluta testimonianza. Sì, la testimonianza dell'essere oltre, andare oltre le cose, diciamo, visibili, andare nell'invisibile, andare nel mistero. Questo è proprio l'esplorazione degli altri piani di coscienza. E questo credo che sia un mondo estremamente, cioè, anzi, l'unico mondo davvero affascinante, davvero degno di esplorazione. E io so che tu hai esplorato moltissimo, anche sempre con una vera vena umoristica, perché la cosa bella è che è un mondo gioioso in realtà, è un mondo pieno di meraviglie. Ecco, la meraviglia è pieno di incantamenti, no? C'è la poesia di Dante che riguarda proprio Guido. Guido, io vorrei che tu e l'Apo ed io fossimo presi per incantamento, no? Ecco, ti Vinsi volevo un chiedere. bel che ad ogni vento al tuo voler andasse Dante mio. Ecco, io chiedo a Guido, che è un altro Guido, ma sempre Guido è, qual è il tuo incantamento? Qual è la tua visione quando davvero vai oltre? Allora, la mia fase, il mio momento incantato è quando suono il pianoforte. Quello è il momento in cui io entro in una dimensione speciale, paragonabile a quando scrivo, poi devo dire. Però è ovvio che l'armonia, il suono, il fatto di dovermi confrontare con una metrica, con un ritmo di un certo tipo, mi permette non soltanto di travalicare perfino qualche volta i miei limiti, che sono molto forti. Io suono non da professionista, ma suono per il mio piacere personale. Ma mi serve perché pesco in dimensioni altre, mi spiego meglio. A quel punto riesco a entrare in una sintonia totale con la parte più sottile della mia natura. Se vogliamo, con la mia anima, vogliamo usare questo termine. Però è un momento in cui le porte della percezione si aprono e quindi ciò che è materiale pesante si assottiglia ed è un mezzo, direi quasi rituale, di entrare senza compiere cerimonie particolarmente elaborate, di entrare
in un altrove che a me incanta. Io credo, anzi, sono sicuro che anche per Franco Battiato fosse la stessa cosa, tant'è vero che quando lui a volte mi mandava, anzi tutte le volte che produceva un disco, mi inviava una demo affinché poi io l'ascoltassi e magari decidessi di scrivere un articolo. Spesse volte io lo chiamavo e gli dicevo, ma con grande slancio e sincerità, ma quello che hai scritto è benedetto da Dio, cioè è qualche cosa, è vero che tu sei bravo, è fuori discussione, la tua tecnica, ormai hai acquisito un'esperienza meravigliosa, però quello che tu sei riuscito a produrre in parole ed in musica è qualcosa che va oltre, e lui era perfettamente d'accordo. Lo aveva toccato una invisibile carezza, e questa invisibile carezza si traduceva in quell'incantesimo che ancora ci segue, e in qualche modo, fra virgolette, ci perseguita. Noi siamo ormai legati a Franco da una catena di amore, da una catena di amore universale che è molto forte, molto intensa, molto potente. Difficilmente, ecco, Franco, finché ci saremo noi, tutti amanti della sua musica, potrà dirsi veramente, veramente sparito dal mondo. Questo credo che non accadrà mai, come non è accaduto per i grandi della musica e dell'arte in genere. La mia Infatti opinione. mi viene in mente quello che diceva Mozart quando gli chiedevano come potesse lui scrivere così tanto e praticamente quasi senza errori, aveva degli, lui non riusciva, scriveva in continuazione della musica meravigliosa e lui rispondeva: ma non la sto scrivendo io, la stanno scrivendo gli angeli. Ecco, quindi credo che sia un po' così, tutti i grandi artisti in realtà hanno questo collegamento con oltre, anche i poeti, gli scrittori, tutti quelli che in qualche modo, Quindi, tutti gli artisti hanno questo. Mirella, ti posso dire questo: se io smarrissi un mio manoscritto dopo averlo appunto redatto, non sarei più capace di scrivere la stessa cosa nel modo più assoluto. Perché quando io ho finito di scrivere un libro e rileggo, non parlo, ecco, del testo tecnico o degli errori che o dei refusi che all'interno ci sono, perché sono inevitabili. No, sto alludendo allo spirito del libro, che è l'intelaiatura, è qualcosa di più Magico. brava, di più magico rispetto a quella che è l'elaborazione professionale, che è tipica, ecco, per esempio, del modo di scrivere un pezzo per il giornale, quella è un'altra cosa. Però ti assicuro che mi meraviglio, dico, ma veramente sono riuscito a fare questo, a scrivere in maniera talmente fluida da esprimere bene quella che era quello che era il mio concetto, il mio pensiero più intimo, perché è molto difficile farlo. E soprattutto rendere l'idea, comunicarlo e comunicarlo nella maniera più diretta e anche più sintetica, che io sono un hemingwayano, sono per sottrarre e non per aggiungere, e sempre di più la mia vita si indirizza al pensare breve, allo scrivere breve, al parlare in maniera contenuta, a non debordare. Giusto, anche perché less is more, no? Dicono gli inglesi. Ed è proprio così, la sintesi, no? La capacità di dire in poche parole
tanto, perché non c'è bisogno di tante parole. L'essenza dell'umanità, dell'umano, è in realtà semplice, mai banale, ma semplice. E la verità è semplice. E quindi... semplice e facile non sono sinonimi. No, stavo proprio per dire questo. Proprio perché sono esattamente uno l'opposto dell'altro. Quando, diciamo, si ricerca la verità, perché la verità è il motore, no? Il motore primo di ogni ricerca spirituale, ecco che la verità si rivela in modo estremamente semplice, ma mai banale. Mai banale. Quindi questa caratteristica, diciamo, appartiene a tutti i poeti, a tutte le persone magiche che creano, perché la creazione in sé è magia. Quindi, non so se tu sai che io tengo per focus una rubrica che si intitola Erotici ed Eretici, e volevo farti questa domanda. Ti senti più erotico o eretico? Tutte e due. Bravo, volevo questa risposta. Tutte e due, sono inscindibili in realtà. Sì, parlami un po' della tua eresia, di tutto ciò che per te... Io sono un anarchico ordinato. Quindi ho una specie di ordine che mi impongo, che rappresenta il mio esercizio principale, perché altrimenti sarei estremamente invece caotico, ma la mia Venere in Vergine mi obbliga alla ricerca di una compostezza, di un'armonia, ecco, diciamo di un'armonia. L'armonia che è metro, che è misura. Quindi, siccome diceva Orazio, c'è una misura in tutte le cose, io cerco in qualche modo di raggiungere questo equilibrio. Non è sempre facile, ma cerco di farlo. In realtà, tutto questo ingabbia una natura profonda che è estremamente irrequieta, che è molto vulcanica. D'altra parte io sono un misto di acqua e di fuoco. Lo scorpione e il leone collidono fra di loro, si trovano in una posizione non proprio felice, proprio in quadratura a 90 gradi, e lottano continuamente per avere la preponderanza e il predominio. Io, come l'auriga, appunto, che deve domare, che deve governare i due cavalli, no? L'anima sensibile e l'anima irascibile, insomma, cerco nel mio piccolo di trovare la strada per poter riuscire in questa difficile alchimia, ripeto, tutt'altro che semplice, ma credo che ognuno di noi in qualche modo è chiamato a dovere domare le duplici, perlomeno, tendenze della propria natura. Io credo che siano molte, molte di più di due. Sono molteplici. Credo che però i tuoi libri ne siano la dimostrazione. Cioè, anche questo ultimo libro su Franco Battiato, che niente è come sembra. Ecco, vorrei che tu commentassi questa frase apparentemente semplice, ma contiene un profondissimo significato. Niente è come sembra. Io non faccio altro che parafrasare Battiato, perché è lui che... cui va attribuita innanzitutto la frase, ma poi, voglio dire, lui stesso l'ha attinta a quelle che sono soprattutto le filosofie orientali. Cioè non ci dobbiamo assolutamente fermare alle apparenze. Allora, questo potrebbe sembrare un concetto banale, perfino scontato, ma come dicevi giustamente prima, dobbiamo fare molta attenzione, perché il fatto di orecchiare
una frase, un concetto non significa assolutamente di averlo compreso. Attenzione, capire e comprendere sono cose molto Molto diverse. diverse. Allora, capire è il momento dell'analisi e comprendere è quello della sintesi, di mettere insieme come prendo insieme. E quindi è una cosa, è una fase completamente diversa e successiva all'aver capito. Quindi, che dire, niente come sembra sta ad indicare che noi dobbiamo innanzitutto capire che noi stessi non siamo noi, quindi cominciamo a indagare su di noi, che noi stessi non siamo soltanto un ammasso di carne e di ossa. Non siamo soltanto un coacervo di relazioni elettriche ed E energetiche, biologiche. anche quello, ma non siamo computer, o perlomeno lo siamo fino a un certo punto, perché poi dentro di noi c'è quella scintilla. Che è una scintilla di spiritualità altissima, ecco, la parte proprio sì, divina, chiamiamola pure in questo modo, a cui noi dobbiamo per forza ricorrere per celebrare in pieno la pienezza, proprio, intendo dire, della nostra umanità e della nostra permanenza su questa terra. Quindi, se vogliamo comprendere, poi, oltre che capire, comprendere qual è il nostro compito, perché ci troviamo qui su questa terra, in questo mondo, dobbiamo fare un lavoro che va al di là delle apparenze. Noi siamo esseri umani, ma questa è soltanto l'apparenza, perché noi siamo, ma in realtà siamo stati e saremo. La nostra energia è una energia immortale. E la legge di Lavoisier, che recita: niente si crea Niente si e niente si distrugge, distrugge, ma tutto si si trasforma, trasforma. ci racconta laicamente quello che io adesso ho espresso in maniera, diciamo, mistica, ecco, secondo quello che è un assunto di tipo spirituale. Sono d'accordo, infatti noi siamo esseri, a parte umani. Ma siamo esseri, cioè è l'essenza di ogni cosa, è misura di ogni cosa. E tu hai scritto anche molti libri su Hemingway, mi puoi parlare di questo personaggio che ti ha molto affascinato? Allora, io ho scritto un libro su Ernest Hemingway, A spasso con Papa Hemingway, che è stato tradotto anche in spagnolo all'Avana con il titolo Paseando con Papa Hemingway. Allora, io mi sono avvicinato ad Hemingway sempre grazie o per colpa di Franco Battiato. Conoscevo Hemingway in maniera superficiale, avevo letto due o tre libri, Sì, scolastica, diciamo. neanche perché, sai, poi a scuola Hemingway non è. L'avevo letto perché a 17-18 anni io sono stato sempre un divoratore. Fra gli altri libri letti c'era pure Hemingway. Ho letto Per chi suona la campana, Fiesta e Il vecchio e il mare, poi basta. Uno dei pezzi, una delle canzoni che di Franco Battiato si intitola Ecco com'è che va il mondo. Tratto da uno dei racconti di Ernest Hemingway, La luce del mondo. Ed è stato questo
pezzo, questo brano che mi ha particolarmente colpito e mi ha riportato di nuovo verso Ernest Hemingway. È cominciato tutto così. Quindi ho cominciato a leggere a infervorarmi nella lettura con una grande passione verso questo autore. Ecco, mi viene da pensare, e quindi te lo voglio dire ai telespettatori, che fa parte della mia natura, e questo forse è una debolezza, però mica tanto. Io cerco sempre di riscontrare nell'amore che ho verso una persona dei punti di somiglianza. Cioè, se non scatta questo, io difficilmente mi innamoro. Questo a livello fisico oppure anche a livello intellettuale o spirituale. Con Franco c'era quello che si chiama, oggi con questo termine molto abusato, una grande empatia, cioè l'affinità. L'ho riscontrata con Hemingway per altri versi, perché Le famose completava. affinità elettive di Goethe, no? Sì, perché completava un cerchio nel migliore dei modi, e cioè Franco lo iniziava dal punto di vista mistico della ricerca interiore, ed Hemingway lo completava per quanto riguarda la mia natura di uomo. Ma c'è da dire però, oltretutto, che Hemingway non era quel personaggio che molti con ecco il niente come sembra, no? Che con molta miopia e con un atteggiamento estremamente sbrigativo etichettano come ecco il classico macio, quello che poi beveva, quello che stava dietro alle donne, eccetera, eccetera. Era un uomo di una grande complessità ed anche di una grande profondità interiore. Ecco, lui era d'altra parte uno scrittore come lui, un gigante della letteratura come lui, non lo si può abbreviare, ecco, non lo si può ridurre come se fosse quasi un fumetto. A noi E la sua maschera era una maschera. ma sì, però era una maschera estrema, lui era una persona, era una maschera talmente visibile, risibile e sottile che era facilissimo, ecco, potergliela togliere. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui ci siamo fatti prendere da convinzioni e da asserzioni che non sono assolutamente autentiche, ma appartengono a una specie di morale sociale indotta. Mi spiego, all'epoca si giudicava l'individuo, si giudicava la persona e non si diceva, secondo me sbagliando profondamente, non si deve giudicare. Attenzione, una cosa è la critica stupida, cretina, gratuita, e un'altra cosa è il giudizio che una persona autorevole dà nei confronti di un altro individuo altrettanto autorevole. Altrimenti azzeriamo tutto e sarebbe bene non andare neppure a scuola, perché se non accettiamo il giudizio, non dobbiamo accettare neppure il giudizio di un maestro e di un professore che ci mette 2 oppure 10. Ecco Certo. perché la scuola sta andando male, perché è Esatto. venuto a crollare questo sacrosanto diritto dovere, questa facoltà di giudizio che secondo me è inalienabile. Imprescindibile. Assolutamente. Quindi non soffermiamoci sul banale giudizio dell'Hemingway, così come lo giudichiamo in questa epoca che crede di essere la migliore di tutte, ma sul quale concetto io ho
seri dubbi. Voglio dire, Hemingway non era un cretino e l'epoca in cui è vissuto non era la più stupida di tutte, per niente. Quindi attenzione a dare dei giudizi che sono figli soltanto di mode e non assolutamente obiettivi. Allora, tornando però ad Ernest Hemingway, io sono andato in giro per tutti i luoghi hemingwayani, i più importanti, immaginando il mondo, dove lui aveva soggiornato, dove si era soffermato, che devo dire da Madrid a Pamplona, la Spagna l'ho girata tutta, poi sono andato all'Avana. E fra l'altro alla Habana mi hanno invitato ormai per più di 10 volte, ho perso il conto, per rappresentare gli scrittori italiani hemingwayani. Sono l'unico ad aver rappresentato questa categoria all'Habana, a Cuba, alla Finca Viglia, dove ogni 2 anni si svolge un convegno internazionale. Su Ernest Hemingway. Quindi questo mi ha esaltato e ho potuto vedere da vicino quanto ancora la figura di Hemingway è molto viva, soprattutto negli ambienti letterari e soprattutto appunto in quegli ambienti, in quei luoghi in cui la sua, come per esempio Cuba, dove la sua figura è ancora preponderante, molto molto viva. Bene, e quindi un viaggio intorno all'uomo, diciamo, un viaggio intorno a questi uomini straordinari, perché entrambi, sia Hemingway che Battiato, sono uomini fuori dal comune, sono esseri umani che hanno espresso in vari modi diversi, ma una essenza, diciamo, spirituale altissima. Quindi vorrei finire proprio con quest'ultimo libro, sempre su Battiato, Tornerò ancora. Il ritornare in questa dimensione, la metempsicosi, come dicevano gli antichi, o comunque la reincarnazione, come si usa dire adesso. Tu cosa ne pensi? Qual è il tuo pensiero su questo importantissimo punto? Ecco, questo è il prossimo libro in uscita. In realtà è un romanzo, si intitola appunto, come vedete, Tornerò ancora, che è una frase famosa per quanto riguarda Franco Battiato e il suo repertorio e la testimonianza appunto che ci ha voluto lasciare. Comunque, il mio libro è incentrato su due personaggi che sono Pietro Serra e Battiato. Ovviamente c'è il mio alter ego che aleggia in questo romanzo, ma poi tutto prende diciamo, una nuova direzione, che è quella della cinematografia, della regia. Ci sono all'interno anche due registi importanti come Pupi Avati e Antonio, che è il fratello, il suo collaboratore più stretto. Quindi questo è un libro che in qualche modo dovrebbe chiudere questa mia carrellata di lavori incentrati sulla figura di Benissimo, quindi direi che abbiamo un po' fatto una carrellata, per usare sempre il tuo termine, un po' su tutti i tuoi libri e io adesso, se hai qualcosa ancora da voler aggiungere per i nostri ascoltatori, altrimenti io ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato, per i tuoi studi, grazie, perché diciamo chi porta questi libri è come un dono che faccia agli esseri umani per esplorare questi mondi che non tutti hanno il coraggio o la capacità di esplorare e che sono invece essenziali
alla vita umana. Quindi io credo che la conoscenza sia passata nell'umanità attraverso questo mezzo, cioè i libri. I libri sono sacri, i libri sono importantissimi, e anche se adesso abbiamo tutti questi mezzi tecnologici, eccetera, nulla potrà sopperire o far cambiare il concetto di libro, che è proprio la conoscenza che passa tra generazioni, tra esseri umani, e diciamo questa è una magia che si protrae nei secoli. Quindi io ti ringrazio, Guido. Io ti ringrazio te, grazie. Un grande piacere, è un grande onore per me, e quindi mi auguro di rivederti presto, in qualche modo. È un piacere, grazie, buongiorno. E grazie a tutti voi, grazie per l'attenzione.